Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati in Correre per Sport, puntata ovviamente ideata dalla WISP da un po' di anni. Andiamo a presentare il factotum della WISP, Alberico Di Cecco. Buonasera Alberico, ben trovato. Ben buonasera tornato. Caro Roberto, buonasera a tutti. Factotum, una parola grossa, ti ringrazio. Sei di diciamo. Più, sei di più, di più. Senza di te non ci sarebbe né gare, ne parla il circuito che hai fatto l'anno scorso, lo possiamo ricordare bene. Quello di quest'anno, diciamo. È quello di quest'anno. L'anno scorso è stato, possiamo dire, l'unico... L'unico in Italia, dai. Un grande, grande circuito. Oggi parliamo con degli amici, ovviamente gli amici sono tutti quelli che vengono qui in trasmissione, parliamo di una gara trail che ci sarà il venerdì, o sabato, il 16, alla Valle Giumentina. Ne parliamo con Franco Schiazza. Buonasera Franco, buonasera, ben arrivato. Buonasera Roberto. Che da quando è andato in pensione non fa altro che l'organizzatore, perché oltre alla Valle Giumentina c'è poi la 6 ore e 8 ore di Chieti il 5 di giugno e poi ancora ogni mese, il mese di luglio a fine luglio, la più, possiamo dire la più, basta dire la più? La più, vabbè. La più, quella che ci tiene. Quello che ci tengo, però quest'anno... La 50 km del Gran Sasso. 50 km del Gran Sasso. Devo dire che quest'anno pure a settembre ci sarà un trail sulla Maiella. Appunto, ho detto uno al mese. Aprile, maggio, giugno, speriamo luglio. Bene, dai, speriamo bene. Bene. Andiamo a presentare il campionissimo delle lunghe, lunghe distanze, Marcello Mastro di Casa. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera a te, sei arrivato in tenuta. Già pronto. Già pronto, sì, perché sì. Adesso appena finita la trasmissione, da qui riparti certo. E torni a San Valentino. Certo. Torni a piedi a San Valentino. Alberico sarebbe un osso duro, nelle lunghissime distanze, perché tu sei arrivato alle 100, invece tu la gara più lunga? 3:30. Alberico. 3:30, non l'ora. Non le 15:30. Alberico, sono tutti tuoi, tutti e due tuoi, vai con le tue dovute... Ma io faccio subito diciamo una piccola domanda tecnica, perché tanti ci stanno scrivendo e ci stanno chiedendo intanto se il percorso è cambiato e se è lo stesso, poi veramente vi vedo abbigliati proprio da trail... Quindi ti chiedo, Marcello, ecco, se io ho già consigliato sicuramente scarpa certo. da trail, se ci sono degli accorgimenti tecnici. Guarda, il percorso è rimasto lo stesso, sono 12 km e 400 metri, proprio per precisione, il volantino ne chiama 12, ma comunque sì, ne sono 12 e 400. E, magari vediamo un po' le condizioni atmosferiche, c'è un percorso alternativo, magari lo riduciamo un po' più corto, perché... Ma c'è il rischio di trovare neve addirittura? No, ieri c'era neve, stamattina c'è neve, magari con queste temperature un po' alte magari la anche neve... Se a Pasqua si prevede che il tempo torni non bello. No, sì, non me lo dire. Speriamo di no. E con il freddo. Comunque ci siamo attrezzati, dai, oramai lo sappiamo che il periodo di Pasqua è sempre un periodo ambiguo, non si sa, abbiamo preso la neve, una volta abbiamo preso il caldo forte, quindi in pratica siamo attrezzati. Io ho corso due volte il 3 della Valle Giumentina, devo dire due bellissime giornate e me la sono proprio goduta dall'inizio alla fine. Tra l'altro grazie a Claudio alla regia abbiamo visto un pezzo del percorso, però non è tutto facile e sterrato come stavamo vedendo. No, è un misto, è proprio un misto dal prato alla strada bianca, a ciotoli. Pietre, c'è anche un pezzo tecnico, diciamo un 600-700 metri di un percorso tecnico. Ecco, stiamo vedendo delle immagini, sì. E quindi un paio di scarpe, certo, da trail, se magari anche un paio di scarpe da ginnastica, una A4, diciamo, una categoria A4 va anche bene. Comunque è un soft trail, Marcello, perché se non ricordo male, se non è cambiato il percorso, si corre su tutto il percorso, non ci sono dei pezzi di single track oppure di passo obbligatorio. Guarda, c'è solo un pezzettino, diciamo, sarà 200 metri, che io lo chiamo il Kattenberg, per ricordare il... È un po' per tutti. Sì, assolutamente sì, si corre tanto. Per farvi capire, 450 metri di dislivello, non è tanto. E quindi si corre molto, diciamo, è una gara abbastanza veloce. Però il fatto che Alberico non torni...
Alberico, perché non vai tu? Non torno per un motivo semplice, perché la mattina sarò impegnato a Villa Santa Maria dove da Adriana e Pino, allora. Insieme a Adriana e Pino e presenteremo, faremo dei test, diciamo, con i vari corsi del territorio di atletica leggera per i ragazzi da 0 a 16 anni, e quindi ahimè non torno, perché sarei tornato veramente molto molto volentieri. Ho fatto la battuta per prendere lo spunto, giustamente. Lì hai trovato un terreno fertile con ragazzi che... Sì, diciamo che tutta la nostra vallata che si affaccia sia dalla parte di Villa Santa Maria, quindi Montenero Domo, Torricella Peligna, ma anche dalla parte di Fara San Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, ha riscoperto letteralmente lo sport dell'atletica leggera, lo sport in generale, e devo dire che anch'io ho scoperto quanto l'atletica leggera sia uno sport molto ludico. Noi siamo abituati a pensare alla fatica, al sudore delle maratone, invece per i bambini è diventato il gioco più bello della vallata. Che bello pensare che forse qualche anno fa nessun ragazzino non conoscevano nemmeno forse solo i figli di le figlie di Adriana e Pino, forse. Assolutamente sì. Tra l'altro un piccolo aneddoto: anni fa, ormai mi sembrerebbero decenni fa, io quando andavo alle scuole, ai progetti scolastici oppure gli incontri che facevo con le scolaresche, chiedevo se sapessero cosa fosse l'atletica leggera, ma in effetti non lo sapevano nemmeno. Oggi tutti mi risponderebbero corse, salti e lanci. Quanti che sono bambini tutte ci sono? Diciamo che che siano tesserati e facciano attività sui vari settori sono circa 150. Questo non è la prima volta che fate questo raduno, questa festa, questa esibizione? No, lo facciamo anche a cadenze regolari, quindi ogni tanto cerchiamo di riunire i vari settori, perché è anche bello farli conoscere, farli crescere, farli socializzare. È fondamentale per i tecnici capire a che punto ci si trova, anche confrontando le varie realtà per programmare poi i mesi di lavoro successivo. E non dico spesso, ma diciamo a cadenza bimestrale vanno fatti, li facciamo volentieri. Si farà sabato a Villa, poi ci sarà il grande evento di cui parleremo la settimana prossima a Pescara, che è proprio quello, è un vero e proprio evento allo stadio Adriatico. Dove raggruppi tutti? Li raggruppiamo tutti quelli d'Abruzzo. Perfetto. Franco, abbiamo detto prima, organizzatore a tutto tondo, ma tu soprattutto ti piace seguire il dopo gara. E questo sì, succederà anche nella Valle Giumentina. Chiaramente lì nella Valle Giumentina c'è la prologo di Abbateggio, che sono, a prescindere, voglio fare veramente un elogio a tutta la Valle Giumentina, perché sono uno dei posti più belli in Abruzzo. E poi il dopogara, insomma, c'è sta prologo che, oltre alle case Catalano che fanno subito un rinfresco appena subito dopo la gara, ma diciamo anche poi la prologo lì ad Abbateggio, sicuramente faranno il farro con il comune di Abbateggio. Che sicuramente faranno il farro, che è un loro prodotto tipico della zona. Devo dire, insomma, ci siamo sempre trovati benissimo, insomma è una festa alla fine. E quello che volevo dire, faccio i complimenti ad Alberico, che lui in questi momenti con tutti questi bambini lancia un messaggio importante nello sport. Perché la cosa che vedo io, noi pensiamo sempre alle nostre gare, alla fine siamo sempre le stesse persone, invece io mi auguro che un giorno, insomma, anche i giovani abbracciano l'atletica leggera in generale, non solo, diciamo, la corsa. Ed è un punto di riferimento in quei paesini nella vallata di Fara, dove fanno dello sport, che socializzano, una cosa importantissima. Anche perché pure noi in questo momento, insomma, della pandemia, le guerre, ci abbiamo una grossa responsabilità, perché io vedo tante persone che sono un po' giù di morale per questi problemi qua, e sicuramente lo sport, la corsa, non può far altro che del bene. E anche per questo mi sto dando da fare di fare qualche gara in più. Pure per questo, insomma, perché non più voglio lanciare un messaggio. Non più una al mese, ma di più, allora. No, vabbè, tre gare importanti, mi sembrava giusto inserire la maglia. Vogliamo ricordare queste gare, oppure chiediamo prima a Marcello. Marcello, quante persone prevedi per la tua gara? Ma normalmente noi ci siamo attestati sempre sulle 150-200 persone, che è un numero
gestibile, anche perché se fossero di più è molto difficile gestire una situazione del genere, in un ambiente del genere. E quindi noi ci aspettiamo più o meno sempre lo stesso numero, anche perché ci sono proprio delle persone affezionate proprio a questa gara, che si svolge sempre il Sabato Santo e in pratica è diventato come un appuntamento fisso, tranne questi 2 anni di pandemia che in pratica ci siamo tirati indietro per diciamo che alla 10ª edizione ci sarà un premio a chi ha fatto tutte e 10 le edizioni. Ah, ma sicuramente c'è qualcuno che la fa tutte quante, certo. Di sicuro. E questo è un bel segnale, perché se uno torna per 10 anni vuol dire che, certo, che è piaciuta. Come stava dicendo Franco, noi l'abbiamo preso più un discorso, è una festa, il Sabato Santo, in pratica tutti quanti si divertono e poi c'è sto pranzo, c'è sto ristoro che offre, come diceva Franco, il Casa Catalano, poi si va all'Ecomuseo, dove ci sta Adamo, che offre ancora qualcosa prima di andare giù e fare il pranzo. Prima del pranzo, questo è l'aperitivo. Okay. Diciamo che sembra di essere in Puglia. E poi si scende giù nella piazza da Badeggio, dove se magari trovassimo bel tempo lo facciamo all'esterno. Magari speriamo di no, troviamo brutto tempo, ci spostiamo dentro un'altra location del comune. Assicuriamo i familiari che per Pasqua tornano. Sì, questo è sicuro. Tornano. Questo è sicuro. Dipende anche, noi abbiamo degli sponsor fissi e speriamo che la cantina Zaccagnini non esagera quest'anno, perché dopo effettivamente è difficile che qualcuno... E poi c'è qualcuno che potrebbe anche rimanere lì per Pasqua allora, se la colpa è della cantina dopo, che conosciamo molto bene anche con altre manifestazioni. Alberico, un passo indietro, non sono stato al Vivicittà, ma ne ho sentito parlare un gran bene con tanti partecipanti, la giornata non è stata bella a livello climatico, forse c'è stata qualche goccia d'acqua, ma ennesimo successo. Sì, devo dire veramente, Roberto, ci sei mancato, perché poi la tua voce, la tua presenza veramente fanno la festa. Però è andata veramente molto bene, ringrazio Andrea Gileno che è riuscito comunque a mantenere il programma, a portarlo avanti, è stato molto bravo. È stata bella perché il sole e il tempo buono ci sono stati fino a che era indispensabile, quindi abbiamo fatto una gara, torniamo sempre sul settore giovanile con circa 200 bambini, abbiamo dovuto fare tutte le gare, non siamo riusciti ad accorpare nessuna categoria né al maschile né al femminile ed è stato veramente un trionfo. 200 bambini sono veramente tanti. È stato tanti. Proprio bellissimo, poi siamo partiti, abbiamo fatto tutta la gara degli adulti, al momento in cui si cominciava a fare la premiazione è calato veramente uno scroscio d'acqua, ma il bello è stato proprio quello che io lo dicevo sul palco come nulla fosse, perché si andava avanti, Andrea Gileno che in funzione di speaker sotto un ombrellone, i premi sotto a una cerata che non permetteva di bagnarsi, e gli atleti che tranquillamente venivano ad inzupparsi sul palco Visto il cattivo tempo, potevano pure rinunciare. No. Allora, 5 premi non sono stati consegnati e li abbiamo consegnati giustamente questa settimana per chi era andato via. Ciliegina sulla torta è stata la vittoria in campo nazionale di Leons Bukuru, che è un giovanissimo ragazzo della Fantini che io seguo dal mese di giugno. Diciamola tutta, doveva andare alla Maratona di Milano a fare la lepre, poi sono saltati un po' gli accordi, ha deciso di venire ad onorare la piazza di Pescara, ha corso fortissimo e ha vinto la classifica nazionale. Ricordiamo che sono quasi 80 le sedi di Vivicittà che partono lo stesso giorno alla stessa ora e vanno a far parte della stessa Roberto classifica. Funicello ti rivendicava la sua gara ad Agropoli. Mi è dispiaciuto moltissimo non poterci essere, però adesso diamo la parola, diamo già l'appuntamento al 6 novembre al 6 novembre la maratona. A proposito di maratone, Franco, sì. ti sei messo insieme a qualcun altro ad organizzare l'idea di fare una gara molto particolare, una 6 ore che è stata trasformata in 8 ore.
Sì, Chieti. Alla fine, vabbè, io sono di Chieti, quindi ci mancherebbe altro. Dovevo fare qualcosa pure a Chieti. Di però che gareggi per la Sogeda Marathon sì, Club Manoppello. È chiaro che la società è la Manoppello Sogeda, però insomma voglio dire, lo sport non deve avere una bandiera, quindi va benissimo Chieti, Pescara, non ci sono problemi. E quindi ho fatto questa 6 ore all'interno della villa comunale, un percorso di 1 chilometro. Tra l'altro poi c'è una classifica all'interno del club della Juta che mi hanno chiesto di fare anche una 8 ore, quindi si fa la 6 ore e la 8 ore. È abbastanza impegnativo. Ma com'è nata questa 8 ore? Per chi non riesce più a fare una maratona nelle 6 ore? Vero? Alla fine la realtà è un po' questa, diciamo che ci sono dei personaggi che loro dicono che devono mettere la tacca, insomma la tacca. E quindi sono persone che ti fanno anche 120-140 maratone ogni anno. Chiaramente ci sono certi che non ce la fanno più a concluderla nelle 6 ore. Cioè significa che nel futuro da 6 diventa 10. 8, da 8 diventa io 10. Io credo che poi dopo di 8, insomma, uno si deve un attimo calmare. Nel senso, diciamo che molti li criticano. A me sinceramente non dà fastidio, anche perché sono persone che girano l'Italia e il mondo con le proprie famiglie, tra l'altro alcuni. E quindi non fanno niente. Fa colore alla fine, insomma, forse ti può creare qualche problema di chiusura strada verso la fine, però il pericolo non è alla fine, insomma, va bene così, insomma, quindi vabbè, questo per dire delle tante sfaccettature che si va dall'atleta che nella maratona impiega anche sotto le 2 ore. È vero. Ci si è evoluti proprio in tutti i sensi, perché oggi si riesce a correre sotto le 2 ore gli atleti più forti al mondo, e comunque si corre regolarmente dalle 2 ore e 4 alle 2 ore e 6, che prima sembravano cose impossibili, però si è anche allungata la coda di questo serpentone. Io personalmente sono felicissimo di queste iniziative. Che gara c'è in concomitanza? No, nessuna gara. Penso che sarò proprio a Chieti con Franco a onorare il suo impegno e la sua società. Tra l'altro correrà, perché lui è iscritto nella Manoppello Sogeda per le ultramaratone, quindi figuriamoci. Ma mica fai da 6 ore, fermi alla mezza. No, lui si può permettere di fare quello che vuole. No, la 6 ore non ce la faccio, diciamo. Decidere tutto, al momento. La maratona. Io, Franco, ti riporto un po' di atleti pugliesi, perché la sera prima c'è una gara a Serra Capriola e si fermano lì e poi vengono sopra. Sì. Compreso Alberico Di Cecco, che non può non mancare per vari motivi a Serra Capriola. Perfetto. Franco, sì. La maratona c'è, la 50 del Gran Sasso c'è tempo, ma diamo un accenno, è quella, diciamo, che dove tieni quella di è la più. Classica, diciamo, voglio che rimanga 50, qualcuno mi ha chiesto perché non metti la 42, ma non posso snaturare una gara così importante. Che ha vinto sempre Alberico Di Cecco, non ha vinto una volta perché non c'era. No, che non c'era. però aspettiamo sempre che prima o poi, insomma, alza la bandierina al bianco. Sembra fatta appositamente per lui quella gara. Secondo me quella gara, lui, io lo seguo con la bici quando ci riesco. Quando ce la fai? Quando ce la faccio. Ma devo dire che forse è la sua gara. Veramente ho visto cose fatte da lui in quella gara all'età che c'ha lui, insomma, non è che c'ha la mia età, però insomma, il tempo passa per tutti, ma ho visto delle cose incredibili. Che in tanti ci provano a stargli dietro, qualcuno anche a mettersi davanti. Io ho avuto il piacere di commentare, di fare degli speciali, veramente come dici tu, Franco, cioè, ci provano in tutti i modi, ma nessuno ci riesce. È talmente calmo e tranquillo in questa gara che alla fine sta un passo avanti, insomma, è chiaro. Proprio la mia gara, sono proprio le mie pendenze. È laureato, ma non è un ingegnere, perché ieri a San Benedetto ha vinto una ragazza che è ingegnere, al primo giro è passata con dei minuti di ritardo e poi ha vinto, ha fatto i calcoli bene, ingegnere. Lui non lo è, però possiamo dire che è un ottimo ragioniere. Poi vabbè, faccio il trail sulla Maiella. Prima di fare questo trail avevo chiesto a Danilo Tomei se lui rifaceva la sua 42, che era bellissima come gara, e quindi si fa pure questo trail sulla Maiella. Marcello, concludiamo dicendo che andiamo ad Abateggio, uno dei borghi più belli d'Italia. Certo, partenza alle 10, cerchiamo di arrivare un po' prima, arrivo e partenza proprio dal cuore della Valle Giuventina, e poi diciamo tutti quanti
in piazza a pranzare. Grazie Marcello, in bocca al lupo a Franco per il dopo gara. Alberico, in bocca al lupo con i tanti ragazzi che ci saranno a Villa Santa Maria. Salutiamo e diamo l'appuntamento alla prossima. Grazie sempre alla WISP per l'opportunità. Buona serata.